Dati Gesù e Maria. C'è una bellissima preghiera che Gesù ha dettato a Maria Valtorta che troviamo nel primo volume dei Dettati, quello del 1943, e che recita così: Divinissimo sangue che sgorghi per noi dalle vene del Dio umanato, scendi come rugiada di redenzione sulla terra contaminata e sulle anime che il peccato rende simili a lebbrosi. Ecco, io ti accolgo, sangue del mio Gesù, e ti spargo sulla Chiesa, sul mondo, sui peccatori, sul purgatorio. Aiuta, conforta, monda, accendi, penetra e feconda, o divinissimo succo di vita. Né pongo ostacolo al tuo fruire l'indifferenza e la colpa, ma anzi, per i pochi che ti amano, per gli infiniti che muoiono senza di te, accelera e diffondi su tutti questa divinissima pioggia, onde a te si venga fidente in vita, per te si sia perdonati in morte, con te si venga nella gloria del tuo regno. Amen. Io vorrei sottolineare questa sera il passaggio che dice: Ecco, io ti accolgo, sangue del mio Gesù, e ti spargo sulla Chiesa, sul mondo, sui peccatori, sul purgatorio. Poi, naturalmente, chi vuole pregare questa preghiera può aggiungere anche i nomi dei propri cari, per i quali in modo speciale si desidera pregare. Comunque, io ti accolgo e ti spargo sulla Chiesa, sui peccatori, sul purgatorio. In questo modo si prosegue il discorso fatto le altre sere, cioè quello delle anime offerte. Se noi lasciamo la preghiera a un livello vocale, questa frase non ci tocca. Invece, se andiamo più in profondo, vediamo che accogliere il sangue di Gesù e spargerlo significa diventare noi tutt'uno con la passione di Cristo, con il sangue sparso di Gesù, dalla croce. E uniamo le nostre sofferenze, le nostre croci, il sangue che noi spargiamo. E unito, allora noi possiamo spargerlo, altrimenti è solo un esercizio retorico, altrimenti sono solo parole. Ecco. Ricordiamoci di questo nei momenti di peggiore sofferenza, nei momenti in cui tutto sembra andare contro, nei momenti in cui noi siamo circondati dall'incomprensione, dalle persone che sono lontane, persone che rifiutano i sacramenti, la fede, la vita santa. Accogliamo il sangue di Gesù. Facciamolo nostro, uniamolo con il nostro sangue, della nostra sofferenza e spargiamolo sulla Chiesa. Perché in questo modo la nostra offerta sarà di vantaggio per le necessità della Chiesa. E anche noi preghiamo per le nostre intenzioni, ma preghiamo per i bisogni generali della Chiesa, specialmente per la salvezza delle anime. Perché così poi la grazia che noi spargiamo, spargendo appunto il sangue di Gesù sul mondo, sulla Chiesa, poi tornerà 100 volte tanto alle persone noi care per le quali preghiamo. E non dimentichiamo, il cammino della croce è il cammino non della sofferenza vuota, ma della sofferenza per amore. E tante volte quando vediamo i nostri cari che sono lontani, che non rispondono, ecco, pensiamo quanto tempo magari siamo stati noi lontani, quanto tempo il Signore ci ha aspettato. E quindi abbiamo fiducia. Se il Signore ha chiamato noi, spesso accade, la mia esperienza di tanti anni a Medjugorje, di pellegrinaggi guidati da mia mamma, che ecco, vedete dietro di me, e che ci guarda, ci benedice e prega per noi, è stata che spesso chiama una persona nella famiglia. Il Signore chiama, vuole chiamare tutti, ma la persona scelta è una che deve offrire le proprie sofferenze, offrire il buio che gli altri hanno nei loro cuori per la loro salvezza. Ecco, il Signore prende una persona per salvare gli altri. Questo è il nostro compito. Portare le anime al Signore, portiamo le anime al Signore soltanto se comprendiamo di offrire
le nostre sofferenze per amore. Il centro, ripeto, non è la sofferenza, ma è l'amore. E camminiamo il nostro piccolo calvario, il nostro calvario personale, che è un calvario di amore, perché poi, presto o tardi, speriamo presto, ma non conosciamo i tempi di Dio, porterà i nostri cari alla conversione.